Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca giudiziaria perché nel pomeriggio in tribunale a Pescara si è tenuta l'ultima udienza del processo per corruzione sull'appalto da 11 milioni di euro per la gestione delle residenze psichiatriche extraospedaliere. L'unico imputato, dopo la tragica scomparsa di Sabatino Trotta e i patteggiamenti di altre due persone, è l'ex direttore generale della ASL Vincenzo Ciampuni che rischia una condanna a 3 anni di reclusione. Oggi hanno preso la parola i suoi difensori che hanno invocato l'assoluzione per l'ex manager dell'ASL. La sentenza è prevista il prossimo 20 giugno. Il servizio di Stefano Buda. Si avvia a conclusione davanti al Tribunale Collegiale di Pescara il processo sull'appalto da 11 milioni di euro per la gestione delle residenze psichiatriche extraospedaliere. L'inchiesta, nell'aprile del 2021, fece scattare diversi arresti, tra i quali quello del dirigente medico Sabatino Trotta, suicidatosi in carcere poche ore dopo essere finito in manette. In seguito alla tragica scomparsa di Trotta e ai patteggiamenti di Domenico Mattucci e Luigi Adolce, esponenti della COP Frentana La Rondine che si è aggiudicata l'appalto, l'unico imputato resta Vincenzo Ciampuni, ex direttore generale della ASL di Pescara. Nel pomeriggio hanno preso la parola proprio gli avvocati di Ciampuni, Massimo Galasso e Gianfranco Iadecola, che hanno provato a confutare le tesi dei PM Anna Benigni e Luca Sciarretta e hanno invocato l'assoluzione per il proprio assistito. I due PM nella precedente udienza avevano chiesto una condanna a 3 anni per Ciampuni, al quale si contesta il reato di corruzione per l'esercizio della funzione in riferimento alla sottoscrizione del contratto d'appalto con la Coop Frentana. L'ex manager dell'ASL, secondo la procura, avrebbe infatti ricevuto una tangente da 8.000 euro che sarebbe stata in parte utilizzata per acquistare una Fiat 500 usata destinata a suo figlio. Ancora cronaca, il fatto non sussiste con questa formula. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico dei due medici indagati per la morte fetale dopo il vaccino. La storia vede protagonista una 33enne di Pratola Peligna che il 1 luglio 2021, all'ottavo mese di gravidanza, aveva perso la bambina che aveva in grembo esattamente 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino trivalente. La donna aveva presentato una denuncia e aveva chiesto al giudice di acquisire il rapporto vaccini AIFA 2021 e incaricare uno specialista di malattie infettive per svolgere una perizia specifica al fine di accertare l'eventuale legame tra il parto prematuro e l'infiammazione delle membrane fetali accertate in sede di esame necrologico sulla placenta. La procura, al contrario, aveva chiesto l'archiviazione per i due medici indagati sulla scorta di quanto relazionato dai periti di parte. Il PM aveva pure evidenziato che non esistono controindicazioni all'utilizzo del booster anche all'ottavo mese di gravidanza, in quanto lo stesso è composto dagli stessi tossoidi per tetano, difterite e per tosse. Il giudice ha accolto le richieste del pubblico ministero e ha scritto la parola fine sulla vicenda. La procura di Pescara ha chiuso le indagini sull'inchiesta transumanza per Pascoli Fantasma condotta dalla Guardia di Finanza, sempre di Pescara diretta e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura dell'Aquila. 75 i soggetti coinvolti. Stefano Recanati. Chiuse le indagini sulla maxi truffa ai danni dell'Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Sono 75 i soggetti e gli enti coinvolti in tutta Italia, tra cui l'Abruzzo, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della mafia foggiana. Visto il coinvolgimento di soggetti contigui a figure interne ad organizzazioni criminali del Gargano, le frodi accertate dai
dei finanzieri ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusati a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Questo è l'esito dell'operazione Transumanza condotta da nord a sud dalla Guardia di Finanza di Pescara diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di L'Aquila. Il pool investigativo ha così tratteggiato l'esistenza di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione con l'aggravante mafiosa di frodi a danno del bilancio nazionale comunitario che sarebbe stata attuata mediante indebite richieste di contributi per il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia nel settore della politica agricola comune. Per truffare Bruxelles, l'associazione per delinquere operativa dal 2014, di cui farebbero parte 13 persone, avrebbe simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità dei terreni e di corrispondenti titoli PAC rilasciati gratuitamente dalla Riserva Nazionale dei Titoli ai nuovi giovani imprenditori agricoli. Secondo gli investigatori, le nuove imprese agricole fittizie sarebbero state in combutta con altrettante società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese costituite per fare incetta di migliaia di ettari di terreni la cui concessione ad uso civico veniva messa a bando dai comuni. Sulla spesa e l'utilizzo dei fondi europei l'Abruzzo è indietro, lo sostengono i consiglieri regionali di centrosinistra che chiamano in causa la giunta. Marsiglio, il servizio è di Paolo Renzetti. Come è stato rivelato questa mattina dai consiglieri regionali di centrosinistra e certificata sul bollettino pubblicato da IGRUE, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, la lentezza della Regione Abruzzo relativamente all'utilizzo dei fondi europei per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Lamentiamo che allo stato attuale ci sono dei ritardi e lamentiamo soprattutto che non venga utilizzata questa leva strategica per portare la nostra regione su un sentiero di sviluppo stabile, su un sentiero di sviluppo che sia fatto di innovazione e di modernizzazione. L'Europa per noi significa questo, lo vogliamo dire con forza oggi, perché quella modernizzazione che passa anche attraverso gli strumenti finanziari, ma che poi è una modernizzazione dei diritti, una modernizzazione delle società, per noi l'Europa è un fattore straordinario. Noi insistiamo moltissimo, ed è il parere del Patto per l'Abruzzo, che l'Europa, l'Unione Europea, la parte relativa alle strutture dell'Unione Europea debbano essere ampliate e sviluppate. Noi siamo per ampliare i poteri della Commissione e per cercare di ridurre, diciamo, la parte che fa più capo al Consiglio, che è l'Europa degli Stati. L'Europa della Commissione ha mostrato di funzionare benissimo, anche programmando quei fondi di cui oggi discutiamo e di cui lamentiamo una non efficace gestione. Come ha spiegato nell'intervista il consigliere regionale Luciano D'Amico, è stata presentata un'interpellanza per chiedere alla Giunta Marsiglio di fare chiarezza sia in merito alle cause che hanno portato a questa grave situazione, sia alle strategie che si intende mettere in campo per sanare il divario rispetto alle altre regioni italiane. Di qui l'interpellanza, di qui la necessità di fare chiarezza, perché come sempre per quanto riguarda le attività che il Patto per l'Abruzzo intenderà promuovere, il nostro obiettivo è fare l'interesse degli abruzzesi e degli abruzzesi, e noi auspichiamo che con questa interpellanza si contribuisca anche a recuperare quelle inefficienze che oggi riscontriamo. L'ex parlamentare del Partito Democratico Gianluca Fusilli si candida a sindaco di Pescara per la lista Gli Stati Uniti d'Europa. Ai nostri microfoni spiega i motivi che lo hanno spinto alla candidatura. Salgono a 4 i candidati sindaci al comune di Pescara dopo il primo cittadino uscente Carlo Masci per il centrodestra, Carlo Costantini per la coalizione di centrosinistra, il civico Domenico Pettinari. Da poche ore è ufficiale anche la discesa in campo dell'ex parlamentare del Partito Democratico Gianluca Fusilli per la lista Gli Stati Uniti d'Europa. Ai nostri microfoni il neocandidato spiega il perché della sua candidatura e gli obiettivi
È nata per l'adesione ad un progetto come il Libero Cittadino, prima quello di Italia Viva e poi questa lista di scopo per un'Europa migliore che non si occupi solo della dimensione degli scampi o delle vongole, ma si occupi di politica industriale, di politica estera, di geopolitica internazionale, di transizione ecologica, di difesa comune. Una lista di scopo che serve anche in una città che va al voto, perché è ora di finirla con questo falso bipolarismo nel quale ci si scontra solo sulle ideologie per non fare nulla, è ora di incontrarsi sulle idee. Pescara ha bisogno di affrontare delle emergenze, prima fra tutte il progetto di fusione per la nuova Pescara, che sarà più grande ma dovrà dare servizi migliori, perché se nessuno se ne occupa sarà solo più grande e i problemi saranno irrisolvibili, e quindi noi crediamo che la nostra proposta politica possa aiutare a far riflettere tutti sul nuovo tempo della pubblica amministrazione, in cui le risorse sono limitate, le occasioni capitano una volta sola e bisogna sfruttarle bene. Lei quale voto spera di intercettare nei pescaresi? Io spero di intercettare il voto di quelli che ci considerano un'alternativa al chiacchiericcio dell'ideologia, spero di intercettare il voto di quelli che credono nella democrazia dei voti e non in quella dei veti, spero di intercettare il voto di quelli che hanno le idee chiare e guardano Pescara al futuro. Lì è sceso in campo un po' in ritardo rispetto agli altri competitor, ora dovrà cercare di recuperare il tempo perduto. Guardi, è tutta colpa mia e devo chiedere scusa alla comunità politica che me l'ho proposto, ma io sono 6 anni che avevo deciso di abbandonare l'impegno politico diretto e tornare ad essere semplice cittadino elettore. Mi hanno fatto questa proposta, mi ha convinto, ho dovuto riorganizzare intanto la mia mente e poi le mie cose da fare e alla fine ho scelto di dire di sì, perché credo che questa non sia un'elezione qualunque. Arriva una città nuova e c'è bisogno del contributo di tutti. Il Parco Michetti, e restiamo a Pescara, diventa uno spazio inclusivo grazie a giochi che riescono ad abbattere le barriere. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla UIL. Katia Napoleone. L'inclusività si fa, si costruisce attraverso azioni concrete volte a favorire la socializzazione, quindi l'integrazione. La comunità si alimenta di differenze culturali e non solo, anche ciò che si avverte come un gap può rappresentare un'occasione. Uno spazio che fino a qualche anno fa era in uno stato di semi-abbandono, e grazie all'Uniat Will a cui è stato affidato, intanto è diventato uno spazio verde molto decoroso, ma oggi con grande piacere che peraltro inauguriamo tre giochi inclusivi ottenuti grazie a un finanziamento ministeriale. Va in questa direzione l'inaugurazione di questa mattina del Parco Michetti, vicino ai palazzi delle istituzioni di fianco alla provincia. Rivolta a tutti i bambini, specialmente a quelli che hanno dei problemi fisici, motori, intellettivi, per fargli capire che possono anche loro divertirsi giocando in un ambiente protetto, sicuro, ma soprattutto dare la possibilità, con l'innesto di nuovi giochi, di dare anche spazio agli altri bambini normodotati che possano interagire tra di loro. Abbiamo passato momenti brutti come la pandemia, dove il gioco è stato vietato per tanti mesi, il discorso della guerra che sta impaurendo tanti bambini, e noi questo non lo vogliamo, vogliamo trovare attraverso il gioco, la condivisione, l'abbattimento delle disuguaglianze, un percorso di serenità per la loro vita futura, perché per noi è fondamentale abbattere le diseguaglianze come Will. E quando si parla di comunità non si può non rimarcare lo stretto legame che vede insieme bambini e anziani, e grazie a spazi comuni diventa fisiologico anche creare relazioni o, se si vuole, cancellare solitudini che a volte diventano incombenze quotidiane difficili da sopportare. Devo dire che i giochi fanno parte e completano, per così dire, l'accesso per l'utilizzo da parte dei bambini, mentre l'area è utile anche per le persone anziane che possono fare di quest'area il loro momento di lettura, di passeggiata. Ecco, inclusività, accessibilità, abbattimento delle barriere, e comunque sono tre parole che ci accompagnano in questo percorso. Antonello Persico si esibirà in concerto al Teatro Massimo di Pescara cantando De André per un progetto benefico pediatrico per i bambini africani della Ada Manes Foundation for Children Onlus. Il dottor Antonello Persico canterà Fabrizio De Andrea al Teatro Massimo di Pescara per uno scopo dalla grande rilevanza benefica. L'appuntamento di sabato 11 maggio alle 21 vedrà lo svolgimento del concerto per Ada Manes Foundation for Children Onlus, che gode della grande attenzione d'umanità della dottoressa Maria Grazia Andriani, appena rientrata dalla Tanzania
e potrà condividere con il pubblico i risultati della sua ultima esperienza in favore degli ultimi. Io canto De André da quando ho 14 anni. Perché De André? De André ha cantato gli ultimi, i più sfortunati, quelli che non hanno avuto molto nella vita, e quindi si presta molto bene questo concerto per questa bella iniziativa della dottoressa Andriana e dell'associazione Adamanes. Possiamo dire è già sold out questo concerto, un grandissimo successo prima di partire. Sì, mi hanno detto che sono stati venduti 1000 biglietti. Adesso magari qualcuno non verrà, e quindi chi vuole venire la sera intorno alle 20 per assistere al concerto, magari qualche posto si troverà lo stesso. La Adamanes Foundation nasce nel 2015 a Pescara con il sogno di un mondo in cui tutti i bambini siano trattati ugualmente. La fondazione è nata per portare la chirurgia pediatrica nei paesi dove è poco rappresentata, e quindi abbiamo, da quando è nata, dal 2015, abbiamo realizzato 26 missioni, abbiamo operato 1200 bambini, ne abbiamo visitati 1800, e adesso abbiamo progetti in Tanzania e in un ospedale che si chiama Tumbi Referral Hospital ed è abbastanza vicino a Dar es Salaam ed è un ospedale governativo. Chi volesse avvicinarsi alla vostra associazione, vogliamo dare anche qualche riferimento? La fondazione è nata a Pescara, siamo in piazza Garibaldi, e la fondazione non è un'associazione, è una fondazione, ma è aperta a tutti coloro che vogliono collaborare, che vogliono lavorare nel volontariato. C'è anche un altro modo, un'altra possibilità per essere al vostro fianco? Sicuramente, soprattutto in questo periodo, che è il periodo del 5 per 1000, noi invitiamo tutti a donarlo alla Fondazione, perché il lavoro della Fondazione abbiamo potuto verificare che è molto molto efficace. E naturalmente ci trovate anche sul nostro sito amfconlus.org, ci trovate su Facebook e su Instagram. L'inaugurazione della ciclopedonale sulla linea Gustav sarà la novità assoluta dell'edizione 2024 di Art Bike and Run, appuntamento dal 17 al 19 maggio a Fossa Cesia. Roberto Di Vincenzo ha presentato un contenitore che riassumerà cibo, attività fisica e tanto altro. Sì, Art Bike and Run Plus One, che è la manifestazione dal 17 al 19 a Fossa Cesia, si svolgerà ed è una manifestazione di profondo valore culturale ma allo stesso tempo di grande divertimento. Da un lato c'è l'inaugurazione dei 200 km della Via della Pace, la linea Gustav, che sono appunto 200 km percorsi ciclabili più 70 pedonali realizzati anche al Costa dei Trabocchi, Maiella Verde e Parco della Maiella, ma poi c'è Sunset Run, che è una corsa di 5-10 km, ma una corsa si fa per dire, è un divertimento, dove volendo potete venire vestiti, mascherati, è un modo per divertirsi e conoscere il territorio. Poi ci sarà la ciclopedala tecnogastronomica che con Citra abbiamo organizzato e che attraverserà questa, proprio la pista ciclopedonale, e con una serie di poste dove si potranno degustare i prodotti locali. Art Bike and Run, una nuova occasione per promuovere il turismo in Abruzzo e sulla costa dei Trabocchi. Assolutamente sì, la manifestazione è giunta alla terza edizione, che accende un focus sulla ciclovia della Costa dei Trabocchi, sulla Costa dei Trabocchi in generale. È evidente che la Costa dei Trabocchi si candida ad essere sicuramente una meta tra le più importanti per quanto riguarda il turismo sostenibile. Ovviamente la regione Abruzzo, che è comunque una regione a forte vocazione industriale, che però riesce a far condividere insieme un comparto industriale così importante con tre parchi nazionali, un parco regionale. Devo dire che negli ultimi anni, grazie ai grandi eventi sportivi organizzati, c'è stata un'esplosione della voglia di Costa dei Trabocchi. Con questa manifestazione 17, 18 e 19 consolideremo la visibilità di questo tratto di costa abruzzese, che è sempre più ambita, e quindi dobbiamo farci trovare pronti per l'arrivo dei turisti che sempre di più scelgono la Costa dei Trabocchi come meta per le vacanze. E domenica torna a Pescara il Bici in Città, la manifestazione dedicata ad una città sostenibile a misura delle due ruote, organizzata dalla WISP Abruzzo Molise con l'amministrazione comunale.
Torna un grande appuntamento, caro alla WISP, ma soprattutto alla città di Pescara. Parliamo del Bici in Città che si terrà il 12 maggio a Pescara. Luciano Ferrero, vogliamo spiegare in questa giornata, anzi nella due giorni dell'11 e del 12, cosa accadrà? Devo dire che siamo giunti alla 36ª edizione di Bici in Città, quindi un traguardo notevole come partecipazione e impegno da parte della WISP. Ecco, il sabato 11 ci sarà dalle 18 alle 20 a Piazza Salotto la fase delle iscrizioni, già una prima fase di raccoglimento di partecipanti, di ragazzi delle scuole, perché sono state coinvolte tante scuole tra istituti comprensivi, anche istituti superiori, il liceo scientifico Galilei e il liceo Marconi, oltre all'istituto Acerbo, che festeggia i suoi 100 anni con Bici in Città. Dopo domenica mattina saremo presenti in Piazza Salotto anche per le iscrizioni che si terranno fino all'ultimo momento prima della partenza. E dopo ci sarà questo plotone immenso di colore e di partecipazione di ragazzi e cittadini pescaresi. E al termine ci saranno i famosi sorteggi di premi, quote di iscrizione a offerta che sarà interamente devoluta all'ANFAS, che è un'associazione per i disabili intellettivi. Un evento importante sulla città di Pescara, perché ha un messaggio ben preciso, quello di promuovere rispetto dell'ambiente una migliore mobilità sostenibile. Cerchiamo di togliere totalmente il mezzo meccanico ed usare un'alternativa. In questo momento cerchiamo di promuovere l'uso della bicicletta, cerchiamo di educare i nostri ragazzi. È iniziato tutto dal mese di febbraio, una macchina organizzativa importante rivolta alla città di Pescara, ma soprattutto alle scuole. I nostri ragazzi per la prima volta sono protagonisti di tematiche ben precise. Invito tutta la città di Pescara a essere presenti il 12 maggio, il giorno della festa della mamma, partecipare tutti insieme con una splendida pedalata cittadina e attraversare le vie di Pescara. E siamo allo sport adesso, calcio di Serie C con la doppietta contro il Pontedera. L'attaccante del Pescara Luigi Cuppone è tornato al gol dopo un digiuno durato oltre 3 mesi, raggiungendo così la doppia cifra in stagione. Sabato alle 21 contro la Juventus Next Gen, i biancazzurri in cerca del pass per l'accesso al turno nazionale. Arbitra Michele Del Rio della sezione di Reggio Emilia. Una doppietta, che doppietta, soprattutto dopo qualche mese di sofferenza sono arrivati questi gol. Quanto ti è pesato il gol che non arrivava invece? Sì, no, ero molto amareggiato che non stavo riuscendo a sbloccarmi, cercavo sempre di dare una mano alla squadra, di farmi sempre trovare pronto, come è successo oggi. Sono contento e mi godo questa serata. La dedica per questa doppietta? La dedico alla mia famiglia che mi era in tribuna. Sì, a mia moglie che è incinta. Subire gol all'inizio poteva essere scioccante proprio a livello psicologico, invece siete stati bravi a reagire. Sì, infatti a livello mentale ci poteva ammazzare il gol così subito a freddo. Siamo stati bravi a tenere la palla durante il primo tempo, a girarla e a cercare il gol come poi è arrivato, anche perché poi se nel secondo tempo non riuscivamo a sbloccarla, poi loro tutti dietro, non era facile. Ecco, in questi mesi in cui non è arrivato il gol, come hai vissuto settimanalmente diciamo le partite? No, io alla fine la vivo sempre in modo sereno, nel senso sì, ci penso, mi dispiace che non riuscivo a segnare, però cercavo sempre di allenarmi e, come ho detto prima, di farmi trovare pronto, e quindi niente, sono contento così. Nonostante non arrivassero i gol, Cuppone è stato sempre titolare del Pescara. Sì, è stato di stima. Sì, no, sono molto contento della fiducia del mister che mi ha dato nelle settimane. Come ho detto, cercavo sempre di farmi trovare pronto, di aiutare la squadra, e mi godo questo momento. Ecco, a Cuppone fa bene probabilmente l'area di playoff, perché anche lo scorso anno, insomma, riuscisti a fare bene nella seconda fase. Sì, mi porta fortuna, specialmente poi quando le partite contano, quindi cerco di dare sempre il massimo. Per chiudere, sabato c'è questa partita con la Juventus Next Gen, un osso durissimo, anche ricordando quello che successe ad Alessandria qualche mese fa. Però il Pescara gioca in casa, ci saranno i suoi tifosi e ci saranno anche
due risultati a disposizione e poi tu con la Juventus hai segnato anche una doppietta. Noi dobbiamo fare la partita che conta, che quello che vogliamo, quello che vincere, quindi prepariamo la partita in questi giorni per farci trovare pronti. Nei giorni scorsi all'Aquila si è tenuta l'assemblea ordinaria della Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Abruzzese, a seguire la premiazione annuale denominata Premio Fina Abruzzo 2023, che ha interessato le varie discipline all'interno della federazione. Per il presidente Cristiano Carpente è stato anche il modo per fare il punto della situazione sulle strutture natatorie. Abbiamo quasi più di 40 premiati quest'oggi, quindi parliamo di tanto tanto movimento in tanti settori. La cosa che è stato veramente entusiasmo lo scorso anno è che in tutte le nazionali giovanili c'era un atleta abruzzese, a volte addirittura due atleti abruzzesi, come quest'anno addirittura sulla scia dei risultati dell'anno scorso abbiamo avuto una prima convocazione del campionato juniores di nuoto, il settore nuoto, dove Mirko Chiaversoli e l'altro ragazzo che per il momento è Fuschini, si allena ad Imola, ma è comunque sempre abruzzese, sempre nostro. Lo facciamo nostri, facciamo sempre tanti auguri. Sta nel campionato europeo juniores di nuoto. Abbiamo Vanessa Cappellone, il sincronizzato, che ha avuto le convocazioni negli stage della nazionale. Abbiamo i primi ragazzi che stanno nella pallanuoto giovanile affacciandosi a quelli che sono i raduni delle nazionali maggiori, delle nazionali giovanili di pallanuoto. Abbiamo il salvamento con presenza importante di una società e delle sue atleti ai massimi livelli nazionali. Quindi devo dire veramente, come giovane mi ripeto ancora, ma è il momento di farlo, grazie veramente alle società per tutto l'impegno che ci stanno mettendo. Noi abbiamo sempre avuto delle strette interlocuzioni con l'ente regione e i vari comuni. Adesso la regione sono state le votazioni, quindi c'è una nuova governance, diciamo nuova, anche se già c'era prima, con la quale stiamo rilanciando i discorsi come metterci a disposizione per qualsiasi tipo di aiuto che è possibile, così come facciamo da sempre con i comuni, perché la federazione fa un supporto, diciamo, tecnico a comuni o regione che sia, all'ente pubblico, per far sì che gli impianti restino aperti. La problema dell'impiantistica natatoria è veramente importante, perché mantenere una piscina aperta, pulita e calda, come diciamo sempre, è complicato perché ha dei costi enormi di gestione. Questa cosa però può essere fatta a patto a determinate condizioni. Laddove quelle condizioni non vengono rispettate, purtroppo l'impianto chiude. Quando chiude l'impianto non si ferma la federazione nuoto, si ferma quell'attività sociale che è fondamentale per tutti noi e poi per l'agonismo, ma fondamentale è il rapporto con i giovani, con i ragazzi, fargli fare un'attività sana. Questo è il primo impegno della federazione della nuoto a livello nazionale ed ovviamente a quello regionale. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo, a proposito di sport, questa sera alle 21 l'11esimo appuntamento con Velo, la nostra rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo, a poche ore dall'arrivo nella nostra regione del Giro d'Italia con il traguardo di sabato su Prati di Tivo. Dunque appuntamento alle 21, il TG6 invece torna puntuale alle 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.